Dopo quello in Coppa Italia dello scorso anno torna il derby in campionato tra Ariano e Grotta. Un anno fa come ora sulla panca giallorossa c'era Casale, che ha detto di temere l'orgoglio degli arianesi presenti nella formazione di Marinaccio, ma sorride per il recupero di Torsiello di rientro dalla squalifica e quello probabile di Calabrese bloccato da un infortunio contro il San Martino. Possibilità di scegliere con serenità chi mettere in campo per la prossima partita di Ariano. Sappiamo che un derby sentito sarà sicuramente una partita difficile, i derby sono sempre incerti. Mi hanno detto che comunque chi l'ha visto, l'Ariano, è una squadra ben organizzata, una squadra ben messa in campo, c'è la mano dell'allenatore e poi Ariano è un campo sempre difficile per tutti. Sfida delicata per la capolista cervinara contro un Solofra affamato di punti. Cagnale rischia di perdere il russo per infortunio, ma ritrova Mortelliti, che ai Conciari lo scorso anno segnò una doppietta sia all'andata che al ritorno. Ma mister Messina non è affatto preoccupato. Sono contentissimo che viene una partita del genere, perché deve essere la partita della prova del 9, la partita della verità. È proprio un bel tavolo di prova per noi. Diretta interessata della sfida del Gallucci e Leclanese, che farà visita al Baiano di Gaglione, reduce dall'impegno infrasettimanale in quel di Ponte. Mister Iannuzzi sa bene che la rimonta al primo posto passa da queste partite. Ma Baiano si teme un pochettino tutti, ecco, quindi l'ambiente là che comunque è abbastanza caldo, quindi sicuramente un campo difficile da affrontare. Però ripeto, adesso dobbiamo dare continuità a un numero di risultati che praticamente è importante per noi. C'era anche Tropeano al comunale di Domicella a seguire la sua prossima avversaria, il Taurano, che contro il Paulisi ha prolungato la striscia negativa senza gol a 6 partite. Peluso chiede una squadra combattiva, mentre Esposito squalificato non è l'unico grattacapo per il mister biancoceleste. Sarà una battaglia come tutte le partite inerente a questo girone. Speriamo di poterla vincere la partita, anche se, ripeto, tra defezioni e squalifiche, tra defezioni dovute a infortuni e squalifiche, la vedo dura, però sai come si dice, mai piangere sul latte versato. Sì, vabbè, sicuramente ormai andiamo alla ricerca di punti e per quanto mi riguarda, per me i fattori in casa e fuori casa non esiste, per me si va a fare punti, si va a tentare di imporre il gioco e soprattutto andiamo per vincere. E gran parte della salvezza del San Martino passa dal Pignatelli e da sfide come quella contro la Virtus Goti. Dopo la batosta del Romano, lo Iaco chiederà una reazione contro i Sanniti, che vantano il miglior attacco del campionato. Questo modo di giocare, di interpretare il calcio, che è molto propositivo, è un calcio molto offensivo. Cercheremo di trovare le contromisure, cercheremo di limitarli il più possibile. I ragazzi devono solo capire che la salvezza non se la si raggiunge vincendo in casa con Leclanese. Bisogna battagliare e fare guerra, nel senso buono della parola, contro tutti gli avversari.